Europea ha raggiunto un accordo, i leader europei sono riusciti a ricattare politicamente il ricattatore Orbán, come scrive Travaglio. Dunque l'Unione Europea nelle prossime settimane darà un nuovo pacchetto di aiuti finanziari a Kiev. Parliamo di 50 miliardi di euro, soldi che provengono dalle nostre tasse di fatto. E considerate che l'ultima manovra finanziaria varata dal governo Meloni era di 23-24 miliardi di euro. 50 miliardi di euro appunto li stiamo donando al regime di Zelensky, così è giusto chiamarli in questo modo, senza vincolare tra l'altro questo ennesimo aiuto enorme economico-finanziario a nulla di politico. Travaglio ha scritto questo articolo, Come pagare un tossico, ve ne leggo alcune parti. Grandi festeggiamenti perché l'UE ricatta il ricattatore Orbán e gli strappa un sì al nuovo pacco dono da 50 miliardi all'Ucraina. Cioè l'ennesimo autogol spacciato per vittoria. Neppure gli agricoltori vessati e impoveriti che assediano il Palazzo di Bruxelles per contestare le scelte europee di austerità a senso unico, la concorrenza sleale del grano ucraino, è vero, i prezzi folli dovuti a guerre che l'UE fa di tutto per alimentare, bastano a far riflettere i conducenti dell'autobus impazzito che chiamiamo Europa e loro edi. E non lo sentono lo stridore offensivo, si rivolge Travaglio ai leader europei, di quei 50 miliardi inviati a un paese fallito, corrotto ed estraneo all'UE. È corrotta l'Ucraina. In aggiunta ai già 210 già donati nel 2022 per tenerlo in vita artificialmente. Un altro poi finanziargli nuove controffensive flop con altri 500.000 riservisti da mandare al macello, sì, perché ricorderete alcune settimane fa il governo ucraino appunto ha proposto di trovare, rastrellare altre decine, centinaia di migliaia di soldati. Servono altri 500.000 uomini all'Ucraina che più che carenza di armi, appunto, a carenza di uomini. Ricorderete quando dall'inizio noi putiniani, come siamo stati chiamati, dicevamo guardate che si vuole portare avanti una guerra fino all'ultimo ucraino. Il tutto, scrive Travaglio, per supportare gli interessi degli Stati Uniti che hanno chiuso i rubinetti dopo aver buttato 113 miliardi, ma ringraziano noi scemi di guerra perché ora il conto lo salviamo noi europei. Inviamo 50 miliardi alla cieca, 50 miliardi alla cieca. Senza sapere che fine faranno, né indicarne l'uso, né condizionarli a un iter diplomatico per un cessate il fuoco e un negoziato basato sull'esito del campo che salvi quel poco di salvabile rimasto. All'Europa tutta, non solo ai 27 dell'UE, servirebbe una conferenza per la sicurezza di ogni Stato che disinneschi tutti i focolai di tensione, quelli dovuti alla Russia, evidentemente, e quelli causati dalla NATO e dalla UE. E che, se avessero lasciato neutrale Kiev e rispettato i patti di Minsk sull'autonomia del Donbass, avrebbero evitato la guerra. È la realtà. E se oggi intervenissero sulle cause della pirateria nel Mar Rosso, cioè i crimini di Israele a Gaza e dell'Arabia Saudita in Yemen, anziché sugli effetti, cioè i raid degli Houthi, gli Houthi cercano, senza fare vittime, appunto, di colpire economicamente Israele e i suoi alleati per porre fine a tentativo di genocidio e di pulizia etnica e noi andiamo a bombardare lo Yemen, gli Houthi. Comunque, se l'Europa facesse questo, eviterebbe un'altra escalation con il sud e l'est del mondo che non impoverisce gli Stati Uniti ma noi europei. Inviare soldi al regime ucraino spappolato, sconfitto e fuori controllo è come dargli un figlio tossico, non un incentivo a disintossicarsi ma a drogarsi. Parole dure che condivido, che Travaglio giustamente ricorda che oggi gli Stati Uniti d'America stanno pensando di chiudere i rubinetti, tanto il conto salatissimo lo salda l'Unione Europea.